Le pongo una domanda di carattere preliminare. Lei ricorda per l'appunto di essere stato esaminato in quest'Aula? Sì. Ecco, si ricorda anche l'epoca di questo esame? Pressappoco a metà 97, penso giugno, luglio 97. Esatto, ricorda abbastanza bene perché il suo esame in effetti è stato fatto il 6 giugno del 1997. Ecco, io le chiederei innanzitutto di spiegare a questa Corte con la maggior precisione possibile, ecco, se e in quali termini lei ha avuto rapporti con l'organizzazione Cosa Nostra. Ho fatto parte di Cosa Nostra fin dal 1981 fino al 23 marzo del 93, che mi hanno arrestato, e sono rimasto in carcere fino a novembre del 93, e poi ho iniziato a collaborare. Ecco, torniamo un po', per così dire, al suo ingresso in Cosa Nostra. Lei ha detto che è entrato nel 1981. Ecco, spieghi come è avvenuto questo suo ingresso in Cosa Nostra. Io ho iniziato a far parte di Cosa Nostra nella famiglia di Altofonte, che faceva capomandamento a San Giuseppe Iato. Quindi è stato combinato? Sì, sono stato combinato appunto nell'81, nella famiglia di Altofonte. Ecco, vuol dare delle spiegazioni più in dettaglio, tenendo presente un po' che le deve fare qui in quest'Aula, un po', come dire, un'esposizione di tipo scolastico. Come è avvenuta questa affiliazione? Chi c'era? Prima di essere affiliato ho frequentato per circa 2 anni Andrea Di Gallo, il quale era il reggente della famiglia di Altofonte. E dopo questa frequentazione, conoscendomi bene, hanno deciso, parlo di Andrea Di Gallo e allora Bernardo Brusca, di mettermi in famiglia ad Altofonte. E così è avvenuto. Ti ricorda chi c'era nel corso, diciamo, della sua combinazione, della sua cerimonia di combinazione? Sì, quel giorno erano presenti Bernardo Brusca, Giulio Di Gallo, Di Matteo, Mario Santo e qualche altra persona che non ricordo. Ecco, erano tutti uomini d'onore queste persone? Sì. Si ricorda a quale famiglia appartenevano? E Bernardo Brusca allora era capomandamento di Altofonte, cioè di San Giuseppe Iato, che comprendeva anche Altofonte. All'ammandamento faceva parte Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi, San Cipirrello. Quindi diciamo più la famiglia di San Giuseppe Iato. Sì, anche la famiglia di San Giuseppe. Ecco, no, come le ha detto, il mandamento di San Giuseppe Iato era composto quindi da queste famiglie: Altofonte, Monreale, Piana degli Albanesi, San Cipirrello e per l'appunto San Giuseppe Iato. San Giuseppe Iato, sì. Ecco, lei a partire dal 1981 ebbe, per così dire, una continuità di permanenza all'interno di questa struttura di Cosa Nostra? Spieghi un po' che cosa è avvenuto. Io sono stato affiliato a Cosa Nostra e sono rimasto uomo d'onore alle dipendenze appunto del rappresentante, che allora era Andrea Di Gallo, fino a, se mi ricordo, verso l'85-86, il mandamento era reggente, il mandamento dopo Bernardo Brusca era reggente Balduccio Di Maggio. E nell'anno 86-87, ricordo che sono stato reggente, mi ha nominato reggente della famiglia di Altofonte per circa 2 anni. Ecco, quindi c'era una situazione, per così dire, un po' transitoria. Brusca, Bernardo Brusca, le ha detto, era detenuto, sì. Mentre il mandamento veniva retto da Di Maggio. Sì. E della famiglia di San Giuseppe Iato, oltre Bernardo Brusca, lei conosceva qualche altro uomo d'onore? Della famiglia di San Giuseppe, ha detto? Sì. All'epoca? Certo.
Sì, all'epoca c'erano diversi nomi d'onore, lo stesso figlio di Bernardo Brusca, tale Giovanni Brusca, e lo zio Mariuccio Brusca, ho conosciuto a Giovanni Genovese, che allora mi ricordo era consigliere della famiglia di San Giuseppe Ato, il figlio Totò Genovese e qualche altro, adesso non mi viene il nome. Quindi fra gli altri c'era anche come uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato Giovanni Brusca. Si ricorda nel periodo in questione in cui lei era reggente della famiglia d'Altofonte, il reggente del mandamento era Di Maggio, che vicende aveva Giovanni Brusca? Dov'era? Se era in paese, se si trovava fuori? Ma quando io ho frequentato il mandamento, più che altro quando sono stato reggente, mi ricordo che il Giovanni Brusca era allontanato, era confinato all'isola di Linosa, a Ed era a soggiorno obbligato. soggiorno obbligato, A sì. soggiorno obbligato alle nostre. Senta, per completare, per così dire, un po' il quadro di questa struttura del mandamento, ecco, vuol precisare a questa corte questi luoghi, Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi, San Cipirello, eccetera, sono realtà territoriali, cittadine di Palermo, vicine in provincia? Ma il paese più vicino a Palermo è Monreale, dista circa, è proprio al confine con Palermo, siamo a 3-4 km. Altofonte dista circa 8-9 km da Palermo, andando ancora più in montagna, dalla parte in montagna si trova Piana degli Albanesi. Quindi poi c'è San Cipirello e San San Giuseppe Giuseppe. Iato, quindi sono paesi, sono Sono paesi, sì, tutti provincia. raggruppati in questo mandamento di San Giuseppe Iato. Dico bene? Sì. Ecco, lei ha detto che è stato combinato nella famiglia di Altofonte. Vuol dire a questa corte che erano gli altri componenti della famiglia di Altofonte? Ma allora, persone che ho conosciuto. Era Andrea Di Gallo che quel periodo mi sembra che era in carcere, proprio quel periodo che io sono stato combinato. Ho conosciuto appunto il Giulio Di Gallo, Mario Santo Di Matteo, il Gioè che allora era detenuto, l'ho conosciuto prima, ma non come uomo d'onore, l'ho rivisto quando poi è uscito dal carcere circa l'87. Questa è la famiglia di Di Altofonte. Altofonte, quindi diciamo tra le sue conoscenze sia prima che dopo la detenzione anche Antonino Gioè. Ecco, vuol spiegare successivamente alla reggenza, diciamo, del mandamento da parte di Maggio che cosa accadde al vertice di questo mandamento? Ecco. Al momento in cui è ritornato il Giovanni Brusca da Linosa, dal confine, per un disguido, almeno quello si diceva che il Balduccio Di Maggio non si interessava poco di Cosa Nostra, addirittura si diceva che si fregava i soldi, in una riunione ci hanno partecipato che da quel momento non ci dovevamo rivolgere più a Balduccio Di Maggio ma a Giovanni Brusca, per cui è divenuto lui il reggente in sostituzione del padre Bernardo. Ecco, le ha detto, ci hanno comunicato, ecco, da chi vennero queste decisioni di, diciamo, di successione al vertice del mandamento di San Giuseppe Iato. A quella riunione erano presenti io, Gioè, Balduccio Di Maggio, Giuseppe Marfia di Altofonte, Mariuccio Brusca, lo stesso Giovanni Brusca, e in quella riunione appunto ci fu partecipato. Per quanto riguarda Altofonte non si dovevano più rivolgere a me per i fatti di Cosa Nostra, ma a Giuseppe Marfia, un macellaio di Altofonte, Uomo d'onore, uomo d'onore, sì. certo. E invece per quanto riguarda il mandamento, per qualsiasi cosa avevamo di bisogno, tramite il Giuseppe Marfia ci dovevamo rivolgere da quel momento a Giovanni Brusca e non più a Balduccio Di Maggio.
Ecco, senta, vuole spiegare un po' a questa corte? Io ho capito che il titolare, per così dire, del mandamento di San Giuseppe Jato era il padre di Giovanni Brusca, Bernardo Brusca. Dico sì. Bene? Sì, sì. Ecco, e invece diciamo, ci sono state delle disposizioni in base alle quali prima il mandamento veniva retto da Di Maggio e poi successivamente da Giovanni Brusca. Quindi, per così dire, erano reggenti del mandamento, il titolare era sempre Bernardo Brusca? Sì, sì, perché quando sono stato reggente, anche da parte di Balduccio Di Maggio, quando poteva, gli serviva qualche consiglio per mandare avanti il mandamento per qualche omicidio, per qualche cosa più delicata, lo mandava a dire quando poteva a Bernardo Brusca in carcere. Ho assistito per un periodo, sono stato lo stesso io stesso ad andare a fare visita mentre si trovava all'ospedale civico di Palermo, mentre Bernardo Brusca era agli arresti ospedalieri. Era all'ospedale mentre era detenuto. Quindi, detto in termini così sintetici, quello che ci sta spiegando lei è il fatto che il capomandamento, anche se detenuto, continua a conservare, per così dire, integro il suo potere di comando. Quando si può tenere occorrente delle cose che succedono fuori, sì. Senta, lei a seguito di questo, diciamo, lei ha parlato di, ha usato questa parola, mi pare, c'erano stati dei disguidi tra Brusca e Di Maggio. A seguito di questi disguidi, Di Maggio era stato, a seguito di questi disguidi, Di Maggio era stato, per così dire, esautorato e lei a sua volta era stato allontanato dalla reggenza della famiglia di Altofonte. Dico bene? Sì. Ecco, che cosa fece lei dopo questa fase, per così dire, un po' problematica, ecco, anche dal punto di vista suo personale? Io sono rimasto ad Altofonte come uomo, sempre come semplice uomo d'onore, ma non ero più al corrente delle cose che succedevano all'interno di Cosa Nostra. Ero tenuto un pochettino più messo da parte. Scusi, era stato accantonato, volevo capire in che epoca siamo. Ecco, siamo 88-89 fino ad agosto del 90, quando decido. Prendo un subappalto, io c'avevo un'impresa, e prendo un subappalto per andare a lavorare al nord. Quindi un'impresa di che tipo la Barbera, mi scusi? Mi occupavo di lavori edili e stradali. Ecco, quindi nel 90 cosa accade? Lei si allontana dalla Sicilia? Sì, ad agosto del 90 avevo una quindicina di operai e i mezzi che avevo e vado a lavorare al nord. Esattamente dove? Il primo lavoro l'ho fatto fra Padova e Verona, poi ho lavorato a Tarvisio, ho lavorato a Livorno, ho lavorato a Milano, fino ai primi del 92. Ecco, cosa accadde ai primi del 92? C'era mia mamma che stava molto male ed è morta. Mi ricordo che sono venuto l'ultimo periodo, è stato dicembre 91, e mia mamma è morta a gennaio del 92. E dopo la morte di mia madre ricevo a casa una visita di Bagarella. In quella visita, strana, nel senso strana per me, perché anche se lo conoscevo di nome, non lo avevo frequentato soltanto, ecco, quel... Lei per l'appunto ha anticipato una mia domanda. Questo Bagarella lei lo aveva conosciuto prima del gennaio 92? Sì, lo continuavo a vedere appunto a causa della malattia di mia madre a dicembre, perché io sono sceso circa ai primi di dicembre, sono cominciato a scendere più spesso ad Altofonte e frequentava la casa di Matteo Mario Santa assieme a Giovanni Brusca e Antonino Gioè. Per cui... Senta, ci aveva qualche problema con la giustizia a quell'epoca, signor Bagarella? Sì, ero uscito dal processo e aspettavo una sentenza, almeno dai discorsi che sentivo là, sia il Brusca che il Bagarella aspettavano la sentenza del maxi processo e stavano preparando appunto eventualmente la loro latitanza ad Altofonte. Cioè, nel periodo in cui lei
colloca queste vicende anche familiari, la mamma che sta male, sì. I suoi viaggi, capisco un po' frequenti a Altofonte dal nord per trovare la mamma, eccetera. In questo periodo lei trova questa situazione lì in paese? Bagarella latitante a casa di Bagarella in attesa della sentenza del maxi, brusca Giovanni alla stessa maniera e un po' di Matteo Mario Santo, come dire, persona che curava questa loro permanenza lì a Altofonte, capisco bene? Precisamente, assolutamente così. E non solo di Matteo, ma anche il Gioè. Quindi anche Gioè e di Matteo erano un pochino a disposizione lì ad Altofonte. Sì. Bene. Ecco, lei ha detto, dopo la morte di sua mamma venne a trovarla a casa Bagarella. Prego. Ecco, dopo questa una mattina dopo la morte di mia madre ricevo la visita del Bagarella accompagnato dal cognato Marchese, Marchese non ricordo il nome, comunque suo cognato. Ricevo la visita e mi dice come vanno le cose, il lavoro, mi dice ma come mai il suo lavoro così distante, perché non scendi. Ho capito insomma che dice qua il lavoro non manca, dice quale motivo c'è di rimanere ancora a lavorare fuori. E siccome stavo ultimando i lavori e mi era finito il lavoro, colgo l'occasione e il consiglio di Bagarella e ultimando i lavori incomincio a scendere i mezzi giù ad Altofonte. E ultimi lavori e definitivamente ad Altofonte e in Sicilia scendo a metà aprile, circa a metà aprile, fine d'aprile se non ricordo male, definitivamente. E scendendo ad aprile mi trovo in una situazione, ho capito che ero di nuovo a pieno titolo entrato in Cosa Nostra. E c'era un gruppo molto ristretto, trovo un po' le cose diverse da come le avevo lasciate io, sto parlando 88, quando 88 fine 89 quando frequentavo Cosa Nostra, e mi trovo a disposizione di un gruppo molto ristretto. A suo gruppo faceva parte Bagarella, Brusca, Gioè ed io. E come primo lavoro mi trovo alla preparazione, almeno i giorni che ho cominciato a fare qualcosa per Cosa Nostra è stata la preparazione per la strage di Capaci. E da lì, insomma, dopo la strage si cominciano a organizzare, lo stesso Gioè mi accenna, a parte che ho saputo io della strage, una sera dopo aver trasportato l'esplosivo sento dal Gioè che mi dice in macchina, dice ne sentirai delle belle, perché lui era già, vuol dire che aveva assistito a dei discorsi fatti in presenza del Brusca, del Bagarella. E dice ne vedrai delle belle, nel senso che adesso non ci fermeremo qui. Mi ha accennato pure, dice faremo qualche butta fine, perché di quello che c'è da fare finirà la vita in carcere o essere ammazzati in qualche conflitto a fuoco, se no ci rimane soltanto il suicidio in carcere, se non possiamo sopportare il carcere. Queste sono le parole che mi ha accennato il Gioè quando incominciamo a preparare la strage di Capaci. E infatti così è stato. Dopo la strage di Capaci si è preparato subito l'uccisione del capomandamento di Alcamo, Vincenzo Milazzo e la fidanzata. Ho partecipato all'omicidio di Ignazio Salvo, è venuto a settembre. Ho partecipato ad altre preparazioni, quella di un magistrato, poi dopo la collaborazione ho saputo che si trattava del dottor Piero Grasso, che doveva venire a Monreale, anche lì il preparativo era quasi ultimato, siamo, se non ricordo male, ottobre-novembre del 92, anche lì c'era già l'esplosivo, il telecomando pronto, si doveva fare questo attentato a questo magistrato che andava a trovare la madre o la suocera, non so, a Monreale. Anche lì era tutto preparato, soltanto che fortunatamente per
per un problema del congegno elettronico, cioè della ricevente che si doveva tenere accesa per un certo periodo perché non si sapeva il magistrato quando arrivava appunto a casa della madre o della suocera che sia. Dove doveva essere messo il congegno c'era una banca, per cui su ordine di Brusca ci è stato detto che la ricevente non poteva stare là perché c'era questa banca e qualche impulso poteva fare scoppiare prima dell'arrivo appunto del magistrato, per cui anche questa cosa è saltata. Siamo a ottobre-novembre del 92 e niente, poi si dovevano succedere altre cose che fortunatamente dopo l'arresto di Dottorina e l'arresto nostro, sia del Gioè del mio, marzo 93, siamo andati in carcere. Fortunatamente, per quello che mi riguarda, insomma, non siamo stati almeno presenti. Ecco, la Barbera, io le ho fatto, per così dire, fare un racconto senza soluzione di continuità, senza interromperlo. Ora ho bisogno di qualche precisazione. Lei ha detto che una volta, diciamo così, reintegrato a pieno titolo in Cosa Nostra, lei fa parte di un gruppo ristretto di cui faceva parte Brusca, Bagarella e Gioè. Senta, questo gruppo ristretto agiva, per così dire, autonomamente o prendeva disposizioni da qualcuno? No, io ho assistito soltanto quando si trattava di decidere qualcosa di delicato. Il Brusca, in mia presenza, ci accennava che doveva andare a parlare con lo zio, era suo padrino, Totò Riina, per qualche decisione più delicata. Si prendeva tempo, dopodiché dava la risposta per qualcosa più delicata. Ecco, che cosa intende lei? Cose delicate, se vuole spiegare questo concetto. Ma mi ricordo, per esempio, per quanto riguarda quando si è organizzato, almeno sono stato presente, l'omicidio di Ignazio Salvo, quando c'era qualche problema operativo, nel senso a risolvere, lui non si prendeva subito la responsabilità, ma si prendeva qualche giorno per andare a parlare con suo padrino, con Totò Riina. Quindi lei la esemplifica questa situazione in occasione dell'omicidio di Ignazio Salvo. Si ricorda quando è che lei commise questo omicidio? Ho fatto l'esempio di Ignazio Salvo, nel senso quando si doveva commettere. Sì, l'omicidio è stato commesso a settembre del 92. Vuole dire che c'erano molte altre situazioni identiche a queste che lei può rappresentare? Poco fa ne ho elencata qualcuna, tipo l'uccisione di Vincenzo Milazzo, capomandamento di Arcamo, e un altro tentato omicidio che si è commesso nella zona di Trapani, un commissario, è un ufficiale di polizia, Germanà, e cose più delicate, nel senso che succedevano in quel periodo. Assistevo a dei discorsi fra il Brusca e il Bagarella e al momento in cui doveva prendere qualche decisione più delicata il Brusca si prendeva qualche giorno dicendo che ne doveva parlare prima con suo padrino. Ecco, lei ha elencato per l'appunto l'omicidio, il tentato omicidio del dottor Germanà, poi ha parlato della strage di Capaci, poi ha parlato dell'omicidio di Milazzo. Io ora ovviamente non le voglio fare delle domande in dettaglio su questi fatti, sono tutti fatti comunque che lei ai quali ha partecipato personalmente. Sì. Ecco, senta, delle persone che facevano parte di questo gruppo, anche Brusca, Bagarella, avevano partecipato alla strage di Capaci? E questo è il senso del suo discorso? Sì. Mi segue? Sì, la sto seguendo. Sì, queste persone erano quasi sempre presenti, la parte del gruppo a cui io facevo parte. Ecco, in occasione della strage di Capaci, o se no in altre occasioni, lei ha avuto modo di conoscere anche altri uomini d'onore?
Sì, in occasione della strage di Capaci eravamo presenti più uomini d'onore anche di altri paesi, che già ne ho parlato all'autorità giudiziaria competente. A Caltanissetta, In questo immagino. caso, sì, in questo caso a Caltanissetta. Esatto. Ecco, Eravamo, prego, prego la Barbera. no, stavo dicendo, eravamo presenti per quanto riguarda la strage di Capaci, ero presente io, Bagarella, Brusca, Gioè, per un certo periodo c'era Di Matteo, Mario Santo. Salvatore Biondino, Salvatore Biondo, c'era Salvatore Biondino l'ho detto, per quanto riguarda le persone che dovevano avvisarci quando partiva la macchina blindata da Palermo, ero incaricato uno dei figli dei Ganci con Salvatore Cancemi, c'erano altre due persone, adesso non ricordo il nome, di Capaci, c'era Giovanni Battista Ferrante. Qualche persona che non mi ricordo. Ecco, lei ha fatto dei nomi, a me interessa dei nomi di persone, di uomini d'onore, lei ha detto che per l'appunto avevano preso parte a questo fatto di Capaci, alla strage di Capaci. Le chiederei, è in grado lei di indicare a questa corte la qualificazione, diciamo, in termini di appartenenza a Cosa Nostra delle persone che lei via via ha citato? Partiamo dall'ultimo, Giovan Battista Ferrante. Uomo d'onore di, non so se era di Carino o di Capaci, l'ho conosciuto in quell'occasione. Lei ha fatto poi il nome di Salvatore Biondino. Sì, Salvatore Biondino reggeva il mandamento di San Lorenzo. Poi. Salvatore Biondo è uomo d'onore della stessa famiglia, San Lorenzo. E Salvatore Cancemi, mandamento, capomandamento di Porta Nuova. Portano. Poi lei ha Raffaele. citato un Ganci. Sì, Raffaele Ganci. Con uno dei suoi figli, erano presenti lì alla strage di Capaci, all'organizzazione all'inizio, quando ci siamo organizzati appunto per commettere questa strage, c'era presente anche Raffaele Ganci, capomandamento della Noce. Poi ha parlato anche di uno dei figli, o di, ho capito, dei Sì, figli uno dei dei figli Ganci. che, sì, Si ricorda il nome di questa persona? non mi ricordo chi era dei due dei figli. C'era un'altra persona anziana di Capaci, un tale Nino Troia, anche lui rappresentante della famiglia di Capaci. C'era un altro uomo d'onore, sempre di Capaci, adesso non mi viene il nome. Comunque ne ho reso Ne ha reso ampiamente. ampia Sì. dichiarazione all'autorità giudiziaria competente. Senta, poi lei ha citato un altro fatto, il tentato omicidio del dottor Germanà, che lei dice, a cui lei ha personalmente partecipato. Ecco, ci può dire con chi aveva commesso questo fatto di sangue? Sì, no, io la mia partecipazione è stata molto, a parte l'ho saputo dopo che si trattava del dottor Gemmanà, io mi sono soltanto semplicemente su richiesta di Leo Luca Bagarella, ci trovavamo a Castellammare del Golfo, su richiesta di Leo Luca Bagarella mi sono limitato soltanto io e il Gioacchino Calabrò a prendere a Leo Luca Bagarella al ritorno dopo aver commesso questo tentato omicidio allo svincolo prima di arrivare, venendo da Trapani, lo abbiamo preso, cioè abbiamo fatto cambio con la macchina perché abbiamo lasciato la macchina a Gioacchino Calabrò, la macchina in cui viaggiava Leo Luca Bagarella, e io ho preso Leo Luca Bagarella e l'ho portato a Palermo. Dopo mi ha spiegato lui stesso che forse le cose sono andate male, poi ho capito appunto si trattava del tentato omicidio a dottor Germanà. Senta, lei ha citato questa persona, Gioacchino Calabrò, ci vuol dire in che occasione l'ha conosciuto, che qualificazione aveva all'interno di Cosa Nostra? Gioacchino Calabrò l'ho conosciuto dopo il mio ritorno, siamo all'inizio del 92, per la prima volta mi sembra l'ho conosciuto a casa di Matteo Marosanta ad Altofonte, mi è stato presentato come uomo d'onore di Castellammare del Golfo, mentre dopo la morte di Vincenzo Milazzo è diventato rappresentante della famiglia di Castellammare del Golfo. Ecco, lei ci sta parlando ora di questa realtà territoriale, sta facendo anche riferimento, ha fatto già più volte riferimento a questo omicidio di Vincenzo Milazzo. Ecco, vuol spiegare un po' a questa corte chi era questo Vincenzo Milazzo,
e sinteticamente la ragione di questo omicidio. Vincenzo Milazzo era capomandamento di Arcamo, che comprendeva Castellammare del Golfo e paesini lì vicini, non saprei specificare con esattezza, comunque comprendeva dei paesini come sempre dalla parte della provincia di Trapani. Il motivo per cui è stato ucciso... Quindi mi scusi la barbera, capisco che del mandamento di Alcamo c'era la famiglia di Alcamo, la famiglia di Castellammare del Golfo e poi di un altro paesino. Può darsi che questo paesino, traggo questa indicazione dal verbale, dall'esame del suo qui in quest'aula, alla scorsa udienza, fosse Balestrate? Balestrate sì, faceva anche parte... Del mandamento di Alcamo. Del mandamento di Alcamo, sì. Ecco, quindi a un certo punto questo omicidio viene deciso per quale ragione? Cioè è un omicidio importante, un capomandamento, come mai? Ne sa qualcosa? Sì, per quello che mi risulta. Intanto ho assistito a qualche problema del Vincenzo Milazzo che ha avuto con Giovanni Brusca, nel senso a qualche appuntamento mancato da parte di Giovanni Brusca, continuava a lamentarsi di Vincenzo Milazzo. Dopo la morte, dopo aver ucciso il Vincenzo Milazzo, quello che si diceva in Cosa Nostra, almeno si diceva che il Vincenzo Milazzo, anche nel suo caso, dice che non si interessava più del mandamento, ma faceva soltanto i fatti suoi e anche nel suo caso dice si fregava i soldi del mandamento. Insomma, c'erano dissapori interni a Cosa Nostra, ecco. Sì. Senta, ma questo omicidio di questo capomandamento... ci può dire, ho capito che lei ci ha preso parte personalmente, con chi erano le altre persone che avevano partecipato? Dunque, in quell'occasione erano presenti io, Giovanni Brusca e Nino Gioè, c'era Matteo Messina Denaro, Gioacchino Calabrò, Peppe Ferro, c'era Leo Luca Bagarella, e mi ricordo che c'era qualche altra persona di Trapani, adesso non mi ricordo i nomi. Senta, lei ha fatto due nomi, Matteo Messina Denaro e Ferro Giuseppe. Ecco, ci vuol dire che in che termini queste persone hanno relazioni con Cosa Nostra? Sì, Matteo Messina Denaro assieme a Vincenzo Sinagore si interessava per quanto riguarda, erano reggenti del mandamento. Anzi no, sia Matteo Messina Denaro che Vincenzo Sinagori si interessavano di tutta la provincia di Trapani. Per qualsiasi cosa, sia il Brusca che il Bagarella si rivolgevano a loro per quanto riguarda i fatti di Trapani e provincia. Ecco, ma sa più specificamente a quale famiglia apparteneva Matteo Messina Denaro? Sì, Matteo Messina Denaro apparteneva alla famiglia di Castelvetrano, mentre Vincenzo Sinagori era di Mazara del Vallo. Mazara del Vallo. Senta... E invece Ferro Giuseppe? Ferro Giuseppe era in un primo momento uomo d'onore della famiglia di Alcamo. Dopo la morte di Vincenzo Milazzo è stato messo a sostituire Vincenzo Milazzo, cioè era reggente del mandamento di Alcamo. Senta, tutte queste decisioni che riguardavano, io ho capito che in questo omicidio ci sono... partecipano uomini d'onore anche importanti come Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinagori, Bagarella, Brusca e gli altri. Questa eliminazione di questo capomandamento e questa sostituzione poi al vertice del mandamento di Alcamo che viene preso, vertice a cui viene posto Ferro, ecco, le risulta queste decisioni da chi erano state prese? Sì, io ho assistito a qualche discorso fatto da Giovanni Brusca in particolare, quando lamentava il comportamento di Vincenzo Milazzo, parlando con Nino Gioè in mia presenza, appunto gli diceva, dice, ha da tanto che glielo dico a mio padrino, quando dice lui, decide, nel senso che portava le lamentele, non solo... cioè ne parlava con Gioè, ma parlando con Gioè riferiva che più volte ne aveva parlato con suo padrino, con Totorrina. E appunto portava di queste lamentele e dice quando dice lui, fino a quando non è arrivato il momento
che poi sono stato io presente all'uccisione, alla soppressione del Vincenzo Milazzo, in questa occasione. Ecco, senta, la Barbera, questo omicidio di Vincenzo Milazzo fu un omicidio, per così dire, come dire, con una sola vittima, solo appunto Vincenzo Milazzo, oppure nell'occasione venne ucciso qualcun altro? No, in quell'occasione venne uccisa anche la fidanzata, il giorno dopo, precisamente. Come si chiama questa fidanzata? Bonomo, il nome non me lo ricordo, il nome di battesimo. Ecco, come mai era stata uccisa questa fidanzata? Sì, in questa occasione era stata presa questa decisione, almeno così ho sentito parlare il Bagarella, parlando con Gioacchino Calabrò, visto che la fidanzata aveva dei parenti, almeno così dicevano, nei servizi segreti. Dopo la morte di Vincenzo Milazzo, siccome questa ragazza, questa fidanzata, sapeva tante cose del fidanzato, perché dice che faceva, cioè dice il fatto che faceva la latitanza lo sapevo pure io, ma era continuamente in sua compagnia, per cui e conosceva gli amici, conosceva il Giovanni Brusca, conosceva Gioè, conosceva a tutti, per cui poteva sapere tante cose. Visto questa sua parentela di suo parente che lavorava ai servizi segreti, cioè l'unica cosa per non creare problemi era da eliminarla, e così è successo. Senta, e i cadaveri di queste due persone che fine hanno fatto? Sono stato io personalmente con un escavatore procurato da Gioacchino Calabrò in una zona di Castellammare del Golfo a fare una buca in una cava abbandonata, a fare una buca e sotterrare sia il Vincenzo Milazzo sia la fidanzata. E mi ricordo nello stesso periodo, non so se è stato un giorno dopo, lo stesso giorno, nella stessa buca è stato messo il fratello di Vincenzo Milazzo, fratello che era stato ucciso in un conflitto a fuoco ad Alcamo Marina, almeno così mi è stato raccontato da Gioè. Il quale fratello era stato messo in un primo momento messo sotterrato in una campagna del padre di Gioacchino Calabrò, questo posto lo conosceva un tale Simone Benenati. Siccome in quell'estate, stiamo sempre parlando lo stesso periodo in cui è stato ammazzato il Vincenzo Milazzo, siamo a luglio del 92, c'era la voce che il Benenati stava iniziando a collaborare, in cui in quell'occasione è stata presa questa decisione di prendere il fratello di Vincenzo Milazzo, che era stato sotterrato in questa campagna, che conosceva appunto il Simone Benenati, ed è stato messo nella stessa buca dove era stato sotterrato il Vincenzo Milazzo e la fidanzata. Senta, la Barbera, lei ha detto che ha iniziato a collaborare, mi pare, a novembre, comunque alla fine del 93. Lei ha dato indicazioni, si è adoperato per poi far recuperare questi corpi? Sì, sono stato io a indicare alla DIA dove si trovavano i cadaveri e così sono stati trovati. Senta, un particolare le volevo chiedere. In relazione alle persone che lei ha già citato, in particolare a Matteo Messina Denaro e Sina Cori, lei ci ha detto come erano collocati all'interno di Cosa Nostra. Ecco, ma al di là della conoscenza e della partecipazione al fatto dell'omicidio di Milazzo, lei ha avuto poi altri rapporti, ha compiuto altri delitti insieme a queste persone? Non ho capito. Messina Denaro e Vincenzo Sina Cori. Siamo andati in aiuto su sua richiesta nella zona di Marsala. C'era da uccidere una persona che si contrapponeva a Cosa Nostra, che è un tale Giovanni Zicchitella. In quell'occasione abbiamo commesso un omicidio, lì eravamo presenti io, Gioè e Leo Luca Bagarella. In quell'occasione non c'era Brusca, non so per quale motivo, forse aveva qualche altro impegno. In quell'occasione erano presenti sia il Matteo Messina Denaro sia il Vincenzo Sina Cori. Quindi questo è l'altro fatto, diciamo, di sangue lei ha compiuto insieme a queste persone. Senta, lei nel corso di questo scorcio di esame ha fatto più volte riferimento alle disposizioni, per così dire, che Brusca in particolare andava a prendere dal suo padrino, dallo zio, cioè da Rina. Ecco, ma lei, Salvatore Rina, l'ha mai conosciuto?
L'ho visto soltanto una volta in un'occasione in una villetta, in una villa, credo che sia nelle vicinanze di Mazara del Vallo, campagna di Mazara del Vallo. Ecco, specifici circostanze di tempo e tutto ciò che può illuminarci su questo suo incontro con Reina. Ecco, partiamo dalla data. In che epoca siamo? La data precisa io non so, di sicuro nell'estate del 92, perché era estate del 92. Ci siamo recati, come eravamo solito fare, accompagnavo o io o il Gioè o entrambi al Giovanni Brusca per qualche appuntamento a Mazara del Vallo per andare a parlare o con Bagarella, che all'epoca era, sto parlando dell'estate del 92, era nell'estate del 92 stava facendo le ferie, o per meglio dire, faceva la sua latitanza in una villetta a Mazara del Vallo. E in una di quelle occasioni, mi ricordo appunto, credo che sia agosto del 92, in quella villetta dove ci recavamo spesso, in quell'occasione ho conosciuto Totò Riina. Senta, era diciamo in occasione di questa sua conoscenza con Rina, era un incontro per così dire casuale lì a Mazara del Vallo in questa villetta oppure c'era per così dire da discutere, da prendere delle decisioni? Ma io stavo accompagnando Giovanni Brusca, non so perché cosa e a chi dovevamo incontrare, perché non me lo dicevano. In quell'occasione, ripeto, non so il motivo, perché almeno non mi ricordo, almeno per ora, il motivo perché lo stavo accompagnando lì. Comunque in quell'occasione ho incontrato Totò Riina. Senta, si ricorda chi c'era? C'era appunto Nino Gioè, c'era Giovanni Brusca, ho trovato anche Leo Luca Bagarella in quell'occasione, che già si trovava insomma nel posto, e c'erano altre persone che adesso non mi ricordo, Senta, c'era qualche altra persona. sì, senta la Barbera, ecco, lei ha citato questo Gancitano, Andrea Gancitano, chi era questo Andrea Gancitano? Andrea Gancitano era uomo d'onore della famiglia di, se non mi sbaglio, di Mazara del Vallo, comunque persona molto vicina sia a Vincenzo Sinagore sia a Matteo Messina Denaro. Senta, e questa è una contestazione a supporto del suo ricordo, quando lo esaminammo il 6 giugno 97, lei disse che c'era presente anche Mangiaracina. Sì, Andrea Mangiaracina addirittura era fisso lì perché stava facendo la sua latitanza in quella villa. Mi sono trovato più volte ad andarla a trovare, c'era anche sì, anche quel giorno. Quindi mi conferma anche oggi che c'era questo Mangiaracina. Ci può dire le coordinate in termini di Cosa Nostra di questo Andrea Mangiaracina? Andrea Mangiaracina era cugino di Andrea Gangitano, almeno così mi hanno detto, uomo d'onore della stessa famiglia di Mazara. Quindi, diciamo, in questa villetta nell'estate, nell'agosto del 92, c'erano Gioè, lei stesso, Brusca, Matteo Messina Denaro, Bagarella, Sinacori, Gancitano, Mangiaracina. Ecco, si ricorda di cosa si discusse in occasione di questo incontro lì alla presenza di Rina? Sì, mi ricordo che appunto era estate, c'era caldo, stavamo riposando io con Gioè in un'altra stanza. Al momento in cui è arrivato il Bagarella per chiamarci, dice, alzati che ti vuole salutare una persona. In quell'occasione ho visto il Gioè, che anche lui conosceva da tempo, perché lo stesso Riina gli ha fatto una battuta dicendo a Gioè, dice, non ti sei fatto più vedere, nel senso. Ma si riferiva a fatti accaduti prima dell'arresto di Gioè, sto parlando prima dell'80, prima del 79, persone che conosceva bene sia il Gioè a Totò Riina che Totò Riina a Gioè. In quell'occasione hanno continuato, ho assistito a un discorso che già è stato aperto prima, lì in una veranda. Stavano parlando gli uomini di Trapani, stavano parlando appunto con Totò Riina dicendo,
spiegando di un fatto che da tempo lo stavano curando a Trapani. Si trattava di una persona che si opponeva appunto a Cosa Nostra, e il Totorina lamentava, dice, quando dovete fare a questo, insomma, dice, quando ci pensate ad ammazzare a questo? E dai discorsi ho capito che si trattava di una persona che camminava con una macchina blindata, comunque un bersaglio difficile da colpire, almeno da colpire nel senso di fare un omicidio normale. Al che c'è stato qualcuno che ha detto, dice, eventualmente, siccome si sapeva questa persona che frequentava un'abitazione, anche se ho capito si trattava di un latitante, dice, si parcheggia una macchina accanto alla sua e piena di esplosivo e gli si fa un attentato. E mi ricordo che qualcuno si è lamentato, è stato, mi sembra, Andrea Gancitano, si è lamentato, dice, ma è una strada transitata, perché conoscevano bene l'individuo e il posto, lo conoscevano i trapanesi, fra cui appunto Andrea Gancitano. In quell'occasione Gancitano ha lamentato, dice, ma là c'è un passaggio di persone, dice, potrebbe succedere una strage. Questo è quello che mi ricordo che ho assistito. Il Totorrina ha risposto, mi ricordo che quel periodo c'era in atto una guerra a Sarajevo, se non ricordo male, il Totorrina se ne è uscito fuori dicendo, a Sarajevo ne muoiono tanti bambini, che problema c'è? Questo è stato il discorso a cui ha assistito lì a Masera del Vallo. Ecco, quindi questa riunione, capisco, questo incontro durò un certo lasso di tempo in quell'occasione. Si discusse di qualcosa di diverso rispetto a questo progetto di utilizzare questa autobomba? Di qualche altro progetto? Sì, ecco, in questa occasione, se sì, se no, cambiamo argomento. No, mi ricordo che questo è stato l'argomento. Questo è stato l'argomento. Senta, in questa stessa villa lei c'era stato altre volte? Sì, sia prima e sia l'ho continuato a frequentare anche dopo. Ecco, ha fatto altre conoscenze in questa villa di persone appartenenti a Cosa Nostra? Sì, lì ho conosciuto a Santo Mazzei di Catania, si accompagnava spesso con Salvatore Fascella, che è dalla zona di Madonia, se non ricordo male, di Leccara Friddi, e si accompagnava con lui per il fatto che, almeno da quello che ho capito, loro abitavano, o almeno erano latitanti, al nord Italia, non mi ricordo bene se erano latitanti in Piemonte, almeno così capivo. E anche in quell'occasione ho conosciuto un certo Diego Burzotta, sempre di Trapani, non so di quale paese fosse precisamente, e anche lui so che abitava nella zona del Piemonte, e in quell'occasione l'ho conosciuta lì, appunto in quella villa. Quindi ha conosciuto questo Mazzei, questo Fascella, e ha conosciuto lei in questa villa o altrove anche una persona che si chiama Giovanni Bastone? Giovanni Bastone, anche in quell'occasione, si accompagnava appunto con Diego Burzotta. Erano in possesso a quell'epoca di una Lancia Dedra, se non ricordo male, bianca, appunto targata Torino. Quindi questo signor Giovanni Bastone, lei di Diego Burzotta ci ha detto, questo Giovanni Bastone gli fu presentato ritualmente come un uomo d'onore? Sì, come sia lui sia il Diego Burzotta. Ecco, prego, sì, non so se volevo continuare. La... Sì, prego. Parlando di questo, della presentazione, mi è stato presentato anche il Salvatore Fascella. Abbiamo avuto l'occasione, sia il Gioè che in presenza di Giovanni Brusca, mi ha presentato anche il Salvatore Fascella, mentre a quell'epoca, o una delle volte, non so se è la stessa riunione, una delle volte che ho conosciuto il Santo Mazzei, ho capito che non faceva ancora parte, perché poi più avanti so che c'è stato qualche problema con la famiglia di Catania per metterlo in famiglia, la famiglia di Catania. Ecco, ci spiego un attimino, mi scusi la barbiera, ci spiego un attimino meglio allora com'è che Mazzei, nella prima volta, nella prima occasione lo conosce, era per l'appunto a Mazara del Vallo, chi lo aveva portato lì, in virtù di quali conoscenze, eccetera.
Allora, come ho detto, so che si accompagnava con Salvatore Fascella, almeno viaggiavano assieme. Era molto amico dei trapanesi e appunto al momento in cui il Bagarella, perché era su richiesta di Bagarella che gli voleva parlare, era appunto accompagnato da Salvatore Fascella. So che all'inizio, quando mi è stato presentato come persona normale, non era ancora, come ho detto poc'anzi, non era ancora uomo d'onore. Sto parlando di quando l'ho conosciuto all'inizio. All'inizio. Ecco, successivamente capisco che questo Mazzei è diventato uomo d'onore. Vuol dire com'è che è avvenuto questa affiliazione formale di Mazzei in Cosa Nostra? Allora, in un primo momento, su sollecitazione appunto del Bagarella e del Brusca, mandano a Gioia a Catania, appunto per riferire di cercare di avvicinare questo santo Mazzei e di metterlo in famiglia a Catania, persona molto conosciuta da Santa Paola. E come risposta, mi ricordo sempre, ripeto, ho assistito a dei discorsi, come risposta la prima volta viene a dire il Gioè che non ne hanno nessuna intenzione, per il semplice fatto che il Mazzei non è persona affidabile in un primo momento, e addirittura che aveva qualche parente, non so se era qualche nipote o qualche cugino, non mi ricordo adesso con precisazione, che era pentito o era confidente. Comunque il Santa Paola manda a dire tramite il Gioè che non ne vuole sentire di metterlo in famiglia. E allora, sempre su richiesta del Bagarella, nel riparla con Gioè e lo manda a Catania dicendo, l'ha quasi obbligato a dire che il Santo Mazzei è molto amico del Bagarella e che bisogna metterlo in famiglia. So poi, dal Gioè, ho saputo dopo, un secondo tempo, che l'iniziazione è avvenuta in una villa, in qualche posto lì nella provincia di Trapani, non so se hanno usato la stessa villa a Mazara del Vallo. E il Gioè mi racconta che hanno fatto venire due o tre catanesi e hanno fatto la cerimonia, se così si può dire. L'iniziazione è così avvenuta in presenza dei catanesi e delle persone di Trapani, e c'era presente anche il Bagarella e il Brusca, così mi ha raccontato in secondo tempo il Gioè. Cioè mi ha fatto capire che anche se i catanesi non erano tanto d'accordo all'affiliazione del Mazzei, era avvenuta comunque, era diventato uomo d'onore della famiglia di Catania. Quindi, in un certo senso, dal suo racconto capisco che era stato Mazzei, era stato, per così dire, si direbbe raccomandato da Bagarella per questa combinazione in Cosa Nostra. Ecco, lei ha avuto, a partire quindi da questa sua conoscenza con Mazzei, dei rapporti poi successivamente con Mazzei? Sì. E su richiesta sempre del Bagarella del Brusca, intanto c'erano i contatti telefonici. Mi ricordo che il Gioè poteva rintracciare molto facilmente al Mazzei, e mi ricordo di un appuntamento avvenuto nelle campagne di Altofonte in presenza del Bagarella, Brusca, Gioè ed io. In un appuntamento nel quale avevano bisogno urgentemente sia il Bagarella e Brusca di parlare con Santo Mazzei. Appuntamento che è avvenuto comunque nelle campagne di... Ecco, ora su questo appuntamento ci torno fra un attimo, e sull'oggetto di questa, diciamo, chiamiamola riunione nella campagna di Altofonte. Ecco, le volevo chiedere questo, prima di parlare di questo incontro ad Altofonte. Lei, per ragioni legate, diciamo, alla sua attività all'interno di Cosa Nostra, ha avuto modo, occasione di contattare il Mazzei? Sì, e dopo questo appuntamento, anzi è stato in questo appuntamento, mi è stato dato un numero telefonico, un cellulare portatile, da parte di Mazzei, sempre su richiesta del Bagarella.
Cioè gli è stato detto a Mazzei, dagli il numero di telefono a me, che se eventualmente serviva ci dovevamo appoggiare al Mazzei per un eventuale, siccome c'era un periodo che sia il Brusco che il Bagarella c'erano problemi di droga, almeno quel periodo siamo alla fine del 92, ci dovevamo rivolgere al Mazzei nel caso in cui serviva della droga. E mi ricordo in quell'occasione ci siamo non scambiati perché non aveva il mio, ma mi ha dato lui il suo numero di telefono, per cui era rintracciabile anche da me. Ecco, lei si ricorda se poi lei effettivamente per ragioni legate, diciamo, a questi affari di stupefacenti lo contattò effettivamente il Mazzei? Sì, io l'ho contattato ma non l'ho potuto incontrare. Poi ho saputo in un secondo tempo che in quell'occasione lui non si trovava al nord, perché dovevamo incontrarci eventualmente al nord, ma che si trovava giù a Catania. Ecco, si ricorda come in questa occasione contattò il Mazzei lei? Se non ricordo male, l'ho chiamato da un telefono clonato. Da un telefono cellulare clonato, telefono che si è trovato dopo la mia collaborazione fra il tabulato, si è trovato un numero di telefono al quale il numero di telefono si è accettato, questo lavoro l'ha fatto la DIA su richiesta della magistratura di Palermo. Si è trovato il numero cellulare che era intestato appunto alla moglie di Santo Mazzei, per cui si è avuto la conferma di quella telefonata di cui sto parlando. Ecco, lei sta dicendo che questa telefonata la fece con un telefono clonato, che lei, evidentemente che lei aveva anche un telefono intestato a lei? Sì, avevo anche un telefono intestato a me. Senta la Barbera, può darsi che il suo ricordo in questo momento non sia esattissimo e che invece la telefonata in questione lei la dovette fare dal telefono intestato a lei? Sì, perché mi ricordo il motivo, perché quella sera mi trovavo anche sul traghetto Palermo-Napoli e in quell'occasione il telefono clonato non mi stava funzionando, per cui siccome dovevo per forza entro quella sera telefonare a Santo Mazzei, l'ho dovuta fare appunto dal telefono che avevo intestato io. Ho capito, quindi diciamo lei cercò Mazzei ma non vi poteste incontrare, ho capito bene? Sì. Perché lui non era nel luogo al nord dove lei lo doveva incontrare. Sì. Ecco, ha poi saputo qualcosa in relazione a questa persona, a Santo Mazzei? Lei poco fa ci ha parlato di un incontro nella campagna di Altofonte tra lei, Bagarella, Brusca e Gioè. Ecco, se ci vuol dire qualcosa a questo riguardo. No, come al solito loro per discorsi più delicati si appartavano sempre in qualche altra stanza. L'unico loro, mi scusi, loro, sì. Se può dare anche un'indicazione, sì, di nome, a chi si riferisce? Loro si appartavano, almeno in quell'occasione, si sono appartati il Bagarella, Brusca e il Santo Mazzei. Siamo rimasti fuori in un'altra stanza, io in quell'occasione eravamo io e Gioè, però ho assistito al proseguimento di uno dei discorsi che si è fatto almeno in quel giorno, che hanno fatto loro in quell'altra stanza. Uscendo continuavano a dire, anzi, parlando di una cosa molto apertamente, del Santo Mazzei, parlando di un fatto accaduto su Firenze, ridendo ha detto che non ne hanno parlato, dice, neanche i giornali. Si riferiva a un fatto accaduto su Firenze. Era un fatto che aveva commesso, almeno così ha lasciato intendere il Santo Mazzei, aveva versato del liquido infiammabile in un museo, cercando di fare appunto dei danni a un museo, però fatto che non è uscito, almeno così lui diceva, fatto che non è uscito né nel giornale né ne ha parlato i telegiornali, per cui era sicuro di aver fatto questa cosa che si erano tenuti segreti, almeno così diceva il Santo Mazzei. Senta, ma
Lei ne seppe qualcosa di più rispetto a questo fatto di cui sentì, per così dire, gli echi in questo incontro, Mazzei che diceva i giornali non ne hanno parlato, eccetera. Ecco, sapeva se Mazzei aveva ricevuto per questo fatto, era un qualche incarico specifico, o se questa iniziativa era, per così dire, nata dalla testa di Mazzei? No, no, assolutamente. Dopo che si sono allontanati, perché lo stava riaccompagnando il Gioè, siccome non conosceva bene le strade di Altofonte, lo stava riaccompagnando, il Gioè gli diceva alla brusca, dice, vedrai che ne sentirai delle belle, perché al momento in cui era soddisfatto del Mazzei, di questa cosa che aveva fatto, dice, sono sicuro che adesso le altre rifarà perché è una persona valida. Questi sono i discorsi che ho sentito. Ecco, ma lei ha parlato di un museo, di un'azione che aveva compiuto il Mazzei. La mia domanda era, sa se Mazzei per fare questa azione aveva ricevuto un incarico specifico o meno? Sì, sì, era su richiesta del, appunto, del Bagarella e Brusca. Quindi di sicuro era il Bagarella che giostrava il Santo Mazzei, perché dice che a lui aveva molto fiducia e ne parlava lui direttamente, il Bagarella. Quindi lei esclude che Mazzei potesse aver compiuto questa azione, per così dire, di sua iniziativa? No, assolutamente no. Anzi, il Bagarella, ripeto, dopo che se n'è andato il Santo Mazzei, ha detto al Giovanni Brusca che ne avrebbe sentito delle belle, nel senso che aveva richiesto qualche altra cosa che non ho capito di cosa si trattasse, che comunque doveva fare su ordine del Bagarella. Ecco, ma l'oggetto di questo incarico sa dire quale fosse? No, cioè, no, almeno in termini anche generici. Ah, non di questo incarico. Sì, appunto, in genere, sì, sì. Sì, no, in quel periodo non si parlava d'altro che di fare dei danni contro lo Stato per cercare di scendere, almeno quello che si diceva lì, di scendere a dei compromessi, nel senso che dove si poteva si doveva fare d'altro che di fare dei danni contro lo Stato per cercare di scendere, almeno quello che si diceva lì, di scendere a dei compromessi, nel senso che dove si poteva si doveva fare dei danni allo Stato. Danni indirizzati a qualche cosa specifica oppure danni così generici? Ma di fatti preparati, cioè già ufficialmente preparati, io non ne so. So soltanto che si parlava di tante cose, basta che si riusciva a creare appunto danni allo Stato. Ho sentito parlare, per esempio, di siringhe infette buttate sulla sabbia a Rimini, dove ci sono tanti alberghi, appunto. Ho assistito a dei discorsi fra il Gioè e il Brusca di fare un attentato alla Torre di Pisa, bersaglio molto, molto facile da compiere. Questi sono i discorsi che io assistevo trovandomi lì in compagnia del Brusca, il Bagarella e il Gioè. Ho capito, quindi c'era come obiettivo, capisco, lei ha citato la Torre di Pisa, ha citato le spiagge, ecco, l'obiettivo era cagionare un danno allo Stato? Sì. Inteso non nella sua, come dire, nei suoi rappresentanti fisici, i carabinieri, il magistrato, eccetera, ma inteso come i beni dello Stato. Sì, come beni, sì, nel caso della Torre di Pisa, di questo importante monumento, almeno quello che dicevano loro era di scendere a un compromesso con lo Stato, così dice, vediamo se riusciamo ad ottenere qualcosa. Ecco, ora su questo argomento ci torno un attimo, vorrei finire un attimino con i tempi di questa, per collocare proprio nel tempo queste sue affermazioni, in particolare il fatto che lei ha riferito a Mazzei, no? Quindi l'incarico che gli era stato dato,
le ha detto da Brusca e da Bagarella di compiere questa azione a Firenze, secondo quanto aveva detto il Mazzei. Ecco, riesce a dare una collocazione temporale a questi fatti? Lei ha parlato di un arresto di Mazzei e di un cellulare. Ecco, rispetto all'arresto di Mazzei. Sì, io tempo dopo a questi colloqui che ho assistito, fra questi appuntamenti fra il Brusca, Bagarella, il Gioè e il Mazzei, li colloco una data prima del suo arresto, perché poi ho sentito l'arresto del Mazzei in compagnia del nipote, e in quell'occasione avevano scoperto anche un arsenale di armi nella zona di Catania. Io lo colloco un periodo prima all'arresto del Mazzei. Ecco, poco prima dell'arresto del Mazzei. Tanto per intendersi, siccome lei ci ha fatto riferimento alla famosa telefonata, il cellulare, ecco, è in quel periodo che Mazzei aveva, per così dire, compiuto o doveva compiere questa azione di cui lei ha parlato? Ecco, siamo nel periodo prima dell'arresto, dopo la telefonata. Quindi tra la telefonata che lei fa a Mazzei e poi l'arresto del Mazzei, che se la mia memoria non mi inganna è dei primi giorni del novembre del 1992, comunque è un dato che citerò, Presidente, il verbale da cui la Corte può trarre con assoluta certezza il giorno dell'arresto del Mazzei. Comunque mi pare che siamo intorno al 7 novembre del 92. Ecco, date queste coordinate temporali, tornerò un attimino, tra un attimo poi, su alcuni argomenti che lei già ha anticipato. Siamo su per giù alle porte, diciamo, dell'arresto del Mazzei. Ecco, cosa accade diciamo nel vissuto, nel suo vissuto di Cosa Nostra? Mi intendo dire, arriviamo ai giorni dell'arresto di Rina. Ecco, ci può lei indicare che cosa accadeva esattamente nei giorni in cui poi viene arrestato Rina? Sì, quella mattina avevo l'appuntamento io con Giovanni Brusca nella zona di Falsomiele. Falsomiele è una borgata di Palermo, il quale mi dice: domani mattina accompagnami, che c'ho un appuntamento nella zona di San Lorenzo, precisamente davanti a Città Mercato, almeno così si chiamava a gennaio del 93. San Lorenzo, per la precisione, siamo dove? La Barbera. Sulla via Regione Siciliana, andando verso Trapani, in periferia dalla parte... Quindi siamo a Palermo, nella periferia di Palermo? Sì, bene. Periferia di Palermo. Precisamente davanti a un grosso supermercato, almeno allora si chiamava Città Mercato. Giungendo lì all'appuntamento, il Brusca non ha trovato la persona che doveva arrivare, almeno non ha trovato la persona... che c'era la mattina l'appuntamento, non so con chi avesse di preciso l'appuntamento, insomma è tardato un pochettino. Aspettando per circa un quarto d'ora, mezz'ora, è arrivato Salvatore Biondo, Emanuele Brusca, anche quella mattina, perché l'ho incontrato che c'era un bar proprio di fronte al Città Mercato. Scendo dalla macchina e Salvatore Biondo mi dice andatemene che è successo qualcosa di brutto. E così abbiamo fatto. Con Giovanni Brusca siamo ritornati a dove eravamo partiti, nella zona di Falsomiele. Precisamente andiamo in un'officina di un certo Michele Traina di Falsomiele, cercando di capire appunto che cosa era successo e perché l'appuntamento era saltato. Dopo circa una mezz'ora viene anche a trovarci, perché era usato quel luogo lì come riunione. C'era latitante Giovanni Brusca in una casa di Michele Traina e spesso ci trovavamo là, per cui il Bagarella sapeva dove trovarci. Appunto, ripeto, dopo mezz'ora ritorna il Bagarella e la stessa cosa era successa a lui, almeno così ha raccontato, andando a suonare a casa di Biondino Salvatore. Risponde la moglie dicendo: se ne vada, che
ti è successo qualcosa. E così è venuto a raccontare Bagarella. Da questo si era dedotto che era successo qualcosa di brutto, almeno così si diceva. E non so a chi viene l'idea, forse io sono stato a pensare che, siccome in quell'ufficio c'era un telefono, ho provato a fare un numero per sapere le ultime notizie, e da lì abbiamo saputo appunto l'arresto del cognato di Bagarella, Totorrina. E da lì ho assistito a dei discorsi che si cominciano a fare, insomma, da parte di Leo Luca, dice meno male che lo hanno arrestato lì, perché se ci andavano dietro e venivano dove avevamo l'appuntamento, dice, quella mattina sarebbe finito tutto. Nel senso, mi ha fatto capire che lì, quella mattina, dovevano venire altre persone. Qualche persona l'hanno un po' detta, cioè doveva venire Matteo Messina Denaro di Trapani, e quella mattina ci doveva essere Giuseppe Graviano, e in più quelle persone che ho appena incontrato, almeno ho incontrato lì Salvatore Biondo, c'era il fratello di Giovanni Brusca, Emanuele, non so perché si trovasse lì, lo stesso Giovanni Brusca, il Bagarella, che è passato da casa di Coso, di Biondino, e appunto, parlando fra di loro, quando si è saputo dell'arresto, parlando del più del meno, hanno parlato di questa riunione che doveva avvenire quella mattina. Quindi il giorno dell'arresto di Rina lei stava accompagnando Giovanni Brusca a questa riunione della quale apprende a seguito degli avvenimenti che ci ha appena detto. Lei ha parlato di Salvatore Biondo, mi pare che l'ha già citato parlando della sua conoscenza in occasione della strage di Capaci, dico bene? Sì. Quindi si tratta di un uomo d'onore, Salvatore Biondo. Della famiglia di San Lorenzo. Della famiglia di San Lorenzo, quindi per così dire della stessa famiglia di Biondino Salvatore. Sì. Senta, lei ora ha citato per l'appunto Giuseppe Graviano come persona che doveva intervenire a questa riunione. Ecco, ci vuol dire chi era questa persona, se l'ha conosciuta personalmente? Ecco. Sì, Giuseppe Graviano l'ho conosciuto in un'occasione che sono andato a casa di Salvatore Biondino, casa in cui mi recavo spesso su richiesta per portare qualche ambasciata da parte o del Bagarello o del Brusca. In una delle occasioni ci andavo, se non c'era urgenza, ci andavo quasi sempre di sera a casa di Biondino, lo trovavo sicuro. In un'occasione di quelle ho conosciuto il Giuseppe Graviano, che mi è stato presentato dallo stesso Salvatore Biondino. Ecco, ci può dire la qualificazione di Giuseppe Graviano? Ho saputo tramite sia il Gioia che il Brusca, a parte che se ne parlava continuamente nell'ambito di Cosa Nostra, che erano reggente del mandamento di Brancaccio, sia il Giuseppe Graviano sia il Fifetto Graviano. Fifetto Graviano sarebbe l'altro fratello? L'altro fratello, sì. Filippo. Lei lo chiama Fifetto, ma sa il nome? Credo Filippo, perché si continuava a chiamare Fifetto, ma penso si chiama Filippo. Filippo. Filippo lei l'ha conosciuto, Filippo Graviano? Sì, Filippo Graviano l'ho conosciuto in un'altra occasione, mi è stato presentato dal Gioè a casa di Matteo, ad Altofonte. C'era un'occasione particolare per cui Filippo Graviano era, per così dire, andato a casa di Matteo Mario Santo? Lui sapeva che se aveva bisogno di parlare con Giovanni Brusca o con Bagarella, dovevano passare dal rifornimento di benzina che gestiva Gioia Antonino alla periferia di Altofonte. Siccome l'abitazione di Matteo è molto vicina al rifornimento di benzina, si faceva vedere dal Gioia Antonino e poi si vedevano a casa del di Matteo. In quell'occasione mi trovavo io lì, in quell'occasione il Gioia me l'ha presentato. Senta, e a sua conoscenza come avvenivano i contatti tra, diciamo, i componenti della famiglia di Altofonte o comunque del mandamento di San Giuseppe Iato e questi signori Graviano? In altri termini, più chiari, come si faceva a contattare i Graviano? Lei ci ha spiegato come i Graviano facevano a contattare Brusca tramite Gioè al rifornimento, eccetera.
Ecco, all'inverso come avvenivano questi contatti? All'inverso, sempre dai stessi fratelli Graviano, ci è stato detto in un primo momento a Gioè, poi mi è stato detto pure a me, che se eventualmente avevamo bisogno di parlare con i fratelli Graviano, dovevamo andare in un'agenzia di assicurazione di un tale Nino Mangano, che si trova, se non sbaglio, in Corso dei Mille. Dovevamo andare lì da questa persona per eventualmente parlare con Giuseppe, con i fratelli Graviano. Ci siamo recati più volte in compagnia del Gio Antonino, su richiesta appunto del Brusca, del Bagarella, per portare ambasciate o per creare appuntamenti con i Graviano. Quindi il punto di riferimento era questo Nino Mangano e che aveva questa assicurazione a Palermo. Sì. Senta, e dei rapporti, dei contatti tra Bagarella e i fratelli Graviano, lei è in grado di dirci qualcosa? No, io personalmente non ho assistito a nessun... Però, voglio dire, le ambasciate li portava sempre tramite... Se il Bagarella aveva bisogno, io adesso non lo so se in qualche appuntamento con Nino Mangano, se il Gioè ci è andato per Bagarella o per Brusca, comunque sia per l'uno che per l'altro, non cambiava niente. Ho capito. Senta, e... tanto per concludere il tema su Bagarella, lei sa come in quel periodo, lei ci sta parlando di avvenimenti, diciamo, che vanno un po' dalla primavera estate 92 fino poi all'inizio del 93, come si faceva chiamare Bagarella? Diminutivo di Luchino. Sì, ecco, Lumino io e Luchino, dico, ma all'esterno c'aveva qualche nome, per così dire, di copertura? Mi ricordo perché mi sembra che lo stesso documento a cui, il suo falso documento in cui andava in giro, mi sembra che era di tale Francesco, per cui lui si faceva chiamare signor Franco, se non ricordo male, l'ultimo periodo, perché dopo la collaborazione del cognato ha cambiato documenti. Comunque mi sembra che lo colloco in quel periodo. Quindi in quel dopo periodo si faceva, a lei le risulta, si faceva chiamare signor Franco. Sì. Senta, sempre per rimanere in questo periodo tra fine 92 inizi 93, ecco, lei ha avuto, per così dire, incarichi particolari che riguardassero la persona di Di Maggio? Sì, erano l'ultimo dell'anno, i primi di dicembre, mi ricordo che era la vigilia di Natale o comunque poco prima di Natale, e ho assistito a un colloquio con Benedetto Capizzi e un tale Schittino, sempre la zona di Madonie, e nel quale si stava discutendo, almeno di quello che ho potuto afferrare, perché di solito ne parlavano sempre appartati, che era stato scoperto dove si trovava il balduccio Di Maggio, cioè nella zona di Novara, e in quell'occasione doveva essere ucciso, almeno questi erano i preparativi, perché il Giovanni Brusca ci dice: prima di Natale ci andiamo a togliere il suo pensiero, nel senso, questo me lo dice dopo un appuntamento avuto con questo Schittino e Benedetto Capizzi, nella zona della circonvallazione, appunto vicino lì, Città Mercato, aveva un appuntamento con Totò Riina, il Brusca, per andare a discutere appunto questo fatto dell'uccisione di Balduccio Di Maggio, perché alla fine di questo appuntamento appunto il Brusca ci partecipa, a me e a Gio Antonino, che ci dovevamo preparare per andare ad uccidere a Novara, mi ricordo nella zona di Novara, Balduccio Di Maggio. Nel mentre si avvicina Natale,
Natale del 92, Giovanni Brusca rimanda l'appuntamento, perché appunto si avvicinavano le vacanze natalizie, e dice: ne riparliamo all'anno nuovo. All'anno nuovo ci andiamo a togliere il suo pensiero. Cosa che non è avvenuto, perché mi ricordo che dopo l'arresto di Dorina si è saputo appunto che il Balduccio Di Maggio stava collaborando, per cui non era possibile più commettere questo omicidio. Ecco, lei per l'appunto ha introdotto questo argomento dell'inizio della collaborazione di Maggio, quindi l'arresto di Rina, si sa che Di Maggio sta incominciando a collaborare, quindi l'idea, per così dire, di ucciderlo è anteriore alla collaborazione di Di Maggio, dico bene la Barbera? Sì. Quindi evidentemente frutto, non so, di quelle vecchie disguidi, dissapori e quant'altro lei ci ha riferito questa mano. Ecco, dice, lei personalmente, dopo l'arresto di Pirina, dopo che si seppe della collaborazione di Di Maggio, che fine ha fatto? È rimasta altofonte a casa sua o altro? No, dopo che si è saputo della collaborazione del Di Maggio, sia io che il Gioè ci siamo allontanati da Altofonte. Abbiamo preso un appartamento in affitto su un altro nome, un nome fittizio, a Palermo, ma non da latitanti, ma soltanto per capire bene cosa il Di Maggio stava raccontando appunto ai magistrati di Palermo. Ecco, lei ha parlato di Palermo, ma e dove andaste? A Palermo in via Oghetti. Prendiamo un appartamento vicino all'ospedale civico in via Oghetti a Palermo. Quindi si tratta dell'appartamento poi in cui vennero registrate delle conversazioni, in cui la DIA aveva piazzato delle microspie, tanto per intendersi? Sì. Ecco, e quanto tempo quindi ci siete stati in questo appartamento? Ma io quel periodo, su richiesta di Brusca, andavo spesso a Milano per trattare un carico di droga. E appunto, andando a Milano, poi il 23 di marzo mi hanno arrestato appunto a Milano. Cioè l'arresto suo a Milano era conseguente a queste indagini, per così dire, di tipo tecnico che aveva fatto la DIA in questo appartamento di via Oghetti? Sì. Ho capito bene? Sì, sì, anche, certo. Senta, Gioè sa che fine aveva fatto? Lei ha detto, lei venne arrestata il 23 marzo e Gioè? Gioè 5-6 giorni prima era stato arrestato anche lui. Ah, ecco, era stato quindi diciamo nello stesso contesto. Quindi lei dal 23 marzo in avanti è stato poi detenuto? Sì. E ha iniziato a collaborare quando? A novembre del 93. A novembre del 93. Senta, vorrei ora tornare un po' a quei discorsi che lei ha già, fatto riferimento. Lei ci ha parlato di una serie di progetti che avevano come riferimento, ha detto, si voleva uccidere il dottor Piero Grasso, dico bene? Sì. E ci ha anche dato dei dettagli. Ecco, si ricorda in che epoca c'erano questi progetti, questi progetti addirittura alcuni concretamente già esecutivamente iniziati? Ecco. Ecco, questo del caso del dottor Grasso, che ho poi saputo dopo la mia collaborazione che si trattava del dottor Grasso, perché all'inizio mentre c'erano i preparativi so che si trattava di un magistrato che frequentava la zona, quella via di là a Monreale, ma non so di quale magistrato si trattasse. In quell'occasione i preparativi sono avvenuti fino a giorni prima del mio arresto, prima dell'arresto anche di Gioè, sto parlando fino a febbraio-marzo, mi ricordo che i primi di marzo addirittura si è parlato con Gioacchino Calabrò per modificare un furgone rubato, modificare nel senso si doveva prendere un furgone coperto, mettendo degli adesivi dell'Enel o della SIP, non mi ricordo, modificato per collocare sia l'esplosivo sia il telecomando dall'interno stesso del furgone, cioè posizionarsi sopra il tombino dove doveva essere collocato l'esplosivo e da lì poi lasciare l'esplosivo alla trasmittente,
fino a quando questo magistrato si recava a questa casa. Per cui il fatto è stato valutato fino all'ultimo, fino a quando il Brusca ci ha bloccato dicendo appunto, siccome il tombino si trovava molto vicino a questa banca, dovevamo un po' rimandare la cosa. Poi è successo l'arresto, per cui non so, penso che non è successo, perché okay. Non l'ho più sentito. Senta, lei poi ha, parlando della vicenda di Mazzei, ha detto si voleva colpire lo Stato, si voleva abbattere la Torre di Pisa, eccetera. Ecco, ci può spiegare da che cosa nascevano questi discorsi che lei sente fare a Brusca, Bagarella, Salvo se altri? Ma questi discorsi li sentivo fare molto spesso, molto più si ritornava al discorso di colpire lo Stato, monumenti e cose varie, dopo dei colloqui avvenuti fra il Gioè e un certo Paolo Bellini. Paolo Bellini era una persona che il Gioè aveva conosciuto in carcere nei primi degli anni '80 a Sciacca, almeno così mi ha raccontato. Io lo comincio a vedere al Paolo Bellini, a sentirne parlare per la prima volta dopo la strage di Capaci, almeno per quello che io sono a conoscenza, non so se lo frequentava prima. Il Gioè mi racconta che riprende i contatti con questo Paolo Bellini dopo la sua detenzione, e mi racconta appunto di averlo conosciuto a Sciacca come persona molto, molto estroversa, nel senso era stato arrestato con documenti falsi, si continuava a scontare il carcere a nome, almeno così mi diceva il Gioè, a nome di quei documenti di cui era stato arrestato, e persona che l'aveva contattata, cioè lui, il Gioè mi racconta che era stato il Paolo Bellini a contattare il Gioè. E da lì intanto ne parlava continuamente con Brusca, non faceva niente se il Gioè non ne parlava con Brusca. Mi ricordo che più volte il Paolo Bellini lo chiamava al Gioè per poter avere un appuntamento, veniva direttamente giù in Sicilia. Il Paolo Bellini so che gestiva un albergo in Emilia Romagna, non so la città precisa, e dopo questi colloqui, cioè fra il Bellini e il Gioè, si parlava di queste cose che ho appena elencato io, cioè il Bellini si occupava di recupero di furti d'arte, così diceva il Bellini, cosa molto importante. Parlando il Brusca e il Gioè, avevano la sensazione che questo Paolo Bellini poteva essere qualche infiltrato e che voleva venire a prendere notizie, almeno conoscendo il Gioè. Questi sono i discorsi che ho assistito. Nello stesso tempo, ogni volta che il Bellini ritornava, cioè se ne andava, si riprendeva questo discorso. In quel caso si è parlato di questi discorsi di scendere con lo Stato a cercare di scendere a dei compromessi, almeno così si diceva. E in un colloquio in particolare che l'ho assistito io direttamente, ero presente perché ero il Paolo Bellini non mi ha visto, ma perché eravamo mi ricordo io il Di Matteo, eravamo nascosti sul piano superiore, si parlava di un recupero di un'opera d'arte, in particolare si trattava, almeno perché ha lasciato pure una foto, di un cane con una testa mozzata, almeno di quello che ho potuto vedere. Se diceva questo Bellini, se si riusciva ad avere anche la liberazione di qualche detenuto importante, questo è quello che diceva il Paolo Bellini. Su il Gioè di solito si prendeva tempo, perché poi ne parlava con Giovanni Brusca. In quell'occasione il Brusca gli ha detto di fare la prova. So che con quella foto è andato a parlare con Matteo Messina Denaro e gli è stato riferito al Gioè che c'era la possibilità di recuperare
questa statua, se statua si può dire, questo cane con questa testa mozzata, c'è la possibilità di averlo, e che in cambio il Brusca gli ha detto al Gioè di chiedere la liberazione di qualche persona importante come Pippo Calò, qualcosa del genere. So che ha contattato il Gioè, ha contattato il Paolo Bellini, e ritornando appunto gli ha fatto questo discorso su sollecitazione di Brusca, gli ha detto: abbiamo la possibilità di trovare quest'opera importante, però in cambio vogliamo la liberazione, appunto, anzi mi ricordo che di sua iniziativa il Gioè gli ha detto di un Pippo Calò o di Bernardo Brusca, non so in che modi. Ritornando un'altra volta, Paolo Bellini, sempre almeno a quello che diceva il Gioè, è venuto a dire che liberazione vera e propria era impossibile, perché dice che al momento in cui gli ha fatto quel nome, dice che è saltato la persona con cui parlava, non so, è saltato un po' dalla sedia. Soltanto, dice, possiamo riuscire ad ottenere gli arresti in ospedale a Pisa. Brusca si è preso un po' di tempo e gli ha detto che Pisa si sta male, non so cosa sapesse in più, dice, comunque dice non mi interessa, soltanto se si riesce ad avere la liberazione. E si è pure lamentato con un Gioè per il fatto che aveva fatto il nome del padre, dice: tu come mai ti sbilanci così se prima non sappiamo realmente, insomma si è lamentato con Gioè per questo discorso, non voleva che gli facesse il nome del padre. Questo è quello che ho assistito, almeno dai discorsi che mi raccontava il Gioè. Ho capito, quindi io capisco, di questo discorso che lei ha fatto, per così dire, su Bellini, tutto d'un fiato, c'è una parte che lei ha vissuto personalmente perché ha assistito a una parte della conversazione, e una parte invece che deriva da quello che gli raccontava Gioè, sì. Va bene? Sì. Le ha detto, mi pare, vi sembrava che questa persona era un'infiltrata e quindi aveva rapporti solo Gioè. Lei ha, questa persona, Paolo Bellini, l'ha introdotta partendo da una mia domanda che era intesa a sondare, a capire da lei quali erano determinati programmi e in particolare quelli che si erano materializzati nella storia, per così dire, del Mazzei, il museo a Firenze, l'attacco ai beni dello Stato. Ecco, ho capito bene che, secondo quello che capì lei, questa idea era nata da questi discorsi che Bellini aveva avuto con Gioè? Credo di sì, era un periodo che si parlava continuamente di queste cose, per cui io la colloco che i discorsi venivano fuori dopo questi appuntamenti, cioè almeno in mia presenza, dopo gli appuntamenti con Paolo Bellini o dopo aversi visto con il Santo Mazzei per questo discorso che era successo a un museo di Firenze. Ecco, quindi in buona sostanza questo rapporto fra Bellini e Gioè aveva poi in definitiva ad oggetto una specie di scambio, no? La liberazione di questi detenuti in cambio del recupero di queste opere d'arte, e questo è il senso del suo discorso. No, non solo. E qua la spieghi. Ecco, siccome più volte ho assistito fino alla fine del 92, fino a giorni prima del nostro arresto, ho assistito per esempio a un appuntamento dato sempre dal Gioè a Paolo Bellini, dopo che il Paolo Bellini se n'è ritornato, in quell'occasione si è rafforzata la cosa di cercare di fare un attentato alla Torre di Pisa, anche in quell'occasione. Per cui io colloco, visto questi discorsi che si facevano dopo che questo Paolo Bernini se ne andava, penso che erano questi i discorsi che si facevano fra il Gioè e il Bellini. Perciò io li colloco in quella situazione. Ecco, lei ci ha spiegato, dal suo punto di vista, da come lei o ha vissuto o ha interpretato questi fatti, questa idea di colpire i beni dello Stato. Però, ecco, e torno alla domanda da cui è partito tutto questo discorso, qual era il presupposto per cui Cosa Nostra doveva, per così dire, lanciare questo attacco al patrimonio artistico e ai beni dello Stato?
di quello che ho capito e ho sentito era di cercare di fare svegliare qualcuno, dice così, vediamo se capiscono che comandiamo noi. Questi erano i vocabili che uscivano dalla bocca sia del Brusca che del Bagarello. Sì, ho capito perfettamente. Cioè, Cosa Nostra voleva riaffermare una supremazia, un potere, ma cos'è che premeva a Cosa Nostra, cos'è che disturbava, diciamo così, Cosa Nostra? Allora, io mi sono trovato, per la strage di Capaci, poi ho assistito a dei discorsi poi per la strage di Via D'Amelio, dopodiché si incomincia a sentire delle lamentele da parte dei detenuti per quanto riguarda il carcere duro. Allora, i parenti che vengono a lamentarsi continuamente perché si diceva che a Pianosa menavano i detenuti, le famiglie che si continuavano a lamentare, lo Stato che stava esagerando, almeno così nell'ambito nostro, nell'ambiente nostro si continuava a dire. E da lì è nata... è cominciato a nascere questo discorso che chi poteva fare danno contro lo Stato per cercare di alleviare questo, il carcere duro, tutte le misure prese contro la mafia, per cui si doveva continuare i vari omicidi che c'erano programmati, se il caso, ho assistito a un discorso fra il Brusca e il Bagarella, che se si potevano avvicinare i figli di Andreotti, che sapevano che non camminavano scortati, dovevano essere uccisi, dice, vediamo un attimo per cercare di capire se non camminano scortati, se gli ammazziamo qualche figlio di Andreotti. Questi sono discorsi che faceva il Brusca con Bagarella. Questo è avvenuto dopo l'estate del 92, dopo il carcere duro, dopo che lo Stato ha cominciato contro Cosa Nostra, dopo i vari pentimenti anche dello stesso del cognato di Leluca Bagarella, il Pino Marchese, per cui Cosa Nostra stava cominciando a scendere, a cercare di scendere a qualche compromesso, almeno da quello che ho capito io, con lo Stato. Questo è quello che ho capito. Per cui questi discorsi io li comincio a sentire dopo la strage di Via D'Amelio. Senta, La Barbera, il suo discorso io l'ho inteso in maniera abbastanza chiara e vorrei da lei esclusivamente qualche ulteriore precisazione. Le ha detto questo carcere duro, venivano i familiari a portare le notizie, insomma era qualcosa che pesava fortemente. C'erano stati dei discorsi anche che facevano riferimento, per così dire, al carcere di Pianosa, c'erano lamentele che venivano per esempio da presunti maltrattamenti che subivano i detenuti? Sì, ripeto, dopo la strage di Via D'Amelio si parlava anche di questo, che i detenuti di mafia erano trattati male. Principalmente c'era il figlio di Pullarà, il figlio di Giovanni Pullarà, allora mandamento, capo mandamento della zona di Falsomiele e Villa Grazia, che continuava anche lui perché aveva modo di incontrarsi con altri parenti che andavano a Pianosa e parlava di maltrattamenti, parlava che non era più possibile parlare col padre in quanto c'era il vetro, lo trovava dimagrito, queste sono le lamentele, principalmente riportava il Santi Pullarà, che era il figlio di Giovanni Brusca, e veniva era, a dire scusi? Santi Pullarà, il figlio di appunto detto il figlio di Giovanni Brusca, di Giovanni Pullarà. C'era qualche parentela con Giovanni Brusca tra questi? Sì, Santi Pullarà. Sì, a parte che sono cugini, almeno così, ecco. Perché sono originari di San Giuseppe Atui, Pullarà. E i vari discorsi che si facevano in carcere, ho assistito a un colloquio fra il Santi Pullarà e il Giovanni Brusca, nel quale si sapeva
giorni prima che uscisse la notizia del Giovanni Drago, collaboratore di giustizia, che quel periodo si trovava per processo, si trovava a Termini Imerese, e che aveva capito, il Giovanni Pullarà appunto aveva capito del pentimento, aveva capito che il Giovanni Drago si stava cominciando a parlare con i magistrati, per cui mi ricordo su richiesta del Giovanni Pullarà stesso aveva la possibilità fra il Giovanni Pullarà e Bernardo Brusca, non so se l'avevano in cella, cercavano del veleno per cercare di arrivare in tempo per ammazzare appunto il Giovanni Drago. Queste notizie venivano sempre date dal Santi Pullarà, perché puntualmente finendo il colloquio veniva a parlare con Giovanni Brusca. Senta, la Barbera, lei ha ulteriormente esemplificato su questo, chiamiamolo con un termine onnicomprensivo, su questo malumore dell'ambiente carcerario dopo l'applicazione del 41 bis. Ora lei ci ha parlato, dice, questi discorsi io li incomincio a sentire dopo la strage di Via D'Amelio, che come è notorio è del 19 luglio 92. Ecco, queste operazioni, queste idee, queste azioni, questa, lei ha usato anche questa, la parola strategia, cioè era già, per così dire, in atto al momento quindi in cui Riina era libero? Sì, sì, sto parlando dopo il 19 luglio, per cui parlo estate 92, fine 92, fino alla data sia prima dell'arresto di Torrina sia dopo. Dico dopo perché dopo l'arresto di Torrina accompagno il Bagarella, mi ricordo due o tre volte, a un appuntamento fra il Bagarella e il Bernardo Provenzano. Io lo accompagno nella zona di Bagheria, accompagno il Bagarella e ho assistito a dei discorsi al ritorno, dopo che si vedeva con Bernardo Provenzano, al ritorno parlando con Brusca, mi ricordo in un colloquio molto molto agitato, il quale penso che la pensavano un po' diversa sia il Bagarella che il Brusca, è venuto a dire, dopo questo colloquio, è venuto a dire il Bagarella, dice, fino a quando c'è l'ultimo con Leonese in giro le cose non cambiano, devono andare avanti per come eravamo rimasti. Almeno così nella rabbia ha detto il Bagarella, ha detto questo a Giovanni Brusca. Ecco. Stiamo parlando del dopo l'arresto di Dottorina, dopo il 15, fino alla data del mio arresto. Poi. Perfetto, lei è arrestato il 23 marzo. Riina è stato arrestato il 15 gennaio 93. Ecco, riesce, l'arco temporale è abbastanza ristretto, riesce a collocarla o questo incontro, riesce a collocarlo nel tempo questo incontro tra Bagarella e Provenzano e poi tra Bagarella e Brusca? Sì, sto dicendo dopo il 15 di gennaio e il 10 marzo, sto parlando di fine gennaio o febbraio. Ecco, le risulta per scienza diretta che Bagarella era andato a parlare di queste strategie, di queste idee con Provenzano, oppure fu qualcosa che lei recepì poi, per così dire, al ritorno dall'incontro? No, non solo recepì, ma dallo stesso Gioè, ripeto, il Gioè è la persona che si parlava molto più facilmente con me, mi ha appunto spiegato che il Bagarella voleva ancora continuare per quelle cose. Io non so di preciso cosa avevano loro discusso, ma si riferiva alle cose che c'erano in programma, cioè gli attentati ai magistrati, a qualche politico che non aveva fatto più il suo dovere come prima, se si poteva scendere a compromessi, perché cercavano in ogni modo, ogni volta che si poteva, colpire lo Stato. Almeno io ho sentito soltanto dei discorsi fino a quando c'ero io, e dal colloquio avvenuto fra il Bagarella e il Provenzano, al momento in cui ritorna, sia al primo sia al secondo, continuava a ripetere sempre le stesse cose, dice
il mio paesano è d'accordo a me, dobbiamo continuare a portare avanti quei discorsi che già avevamo fatto.